Cyberpunk 2077, siamo al baretto. Esatto, siamo proprio al baretto. Ricordate, è bellissimo questo scorcio dove nello scorso episodio si è consumato uno scontro a fuoco ferocissimo. Ma adesso noi dobbiamo andare verso le altre missioni, perché abbiamo quasi finito il gioco e siamo a Haywood, dove ci sono le ultime missioni da fare, quindi missioni ad allarmi. Quindi andiamo a vedere un po' cosa dice la mappa. Andiamo a vedere un po' cosa dice la mappa, ok? Ok, la mappa dice che noi siamo qui al centro di Haywood e ci abbiamo qua sotto un contratto e qua ci abbiamo... Però facciamo prima questo allarme qua. Però forse più vicino qua, fai un po'. Ok, facciamo questi due qua. Sì, ma qua è dall'altra parte del ponte, questo? Boh. Quindi facciamo questi due, quindi. Va bene, facciamo questi due. Ci abbiamo da fare le ultime missioni, come vedete. Poi dobbiamo andare a controllare, dopo aver fatto queste ultimissime missioni, dobbiamo anche andare a controllare sul diario se ci sono delle altre missioni in sospeso, che sicuramente mi sono dimenticato qualcosa in sospeso da fare e dobbiamo farlo. E non sarà facile lì, eh. Qua abbiamo sempre la Santa Muerte. C'è un giretto qui per questa zona, vediamo un po' com'è, poi andiamo verso il nostro obiettivo. Ma no, che è qua? Un terrario. Che ci tengono le manguste qua. Boh. Ok, chiamiamo la moto, così poi possiamo andare velocemente al nostro obiettivo. Qua sotto che c'è? Qua è una stazione da metro qua, va bene un po'? Qua non ci sono mai stato, qua c'è un... qua c'è pawn shop, che vuol dire che oltre che edicola, qua è anche nel negozio dei pegni, banco dei pugni. Ah, semplicemente un sottopassaggio qua, non è la metropolitana. C'è una lavanderia qua sotto. Ok, devo assolutamente cercare un punto dove chiamare la moto. Tipo qua sotto c'è la strada, però mamma mia, c'è una super strada qua sotto. Giretto qua che c'è, vediamo un po'. Tutti i distributori, negozietti. Qua ci sono dei distributori, vedete? Dei dispositivi di sicurezza. Questa è una torretta armata che si attiva al momento del pericolo. Allora, qui chiamerò la moto, ma vediamo anche un po'... Allora, chiamiamo la moto e poi vediamo anche un po' il... la mappa, se, visto che ci siamo spostati un bel po', vediamo se c'è qualcosa di più vicino da fare. No, siamo sempre in zona... Ecco, possiamo fare questo allarme qua, prima di andare giù. Facciamo questo allarme qua, quindi, vai. Allora, la moto, eccola, sta arrivando.
Cioè, devo cambiare look, perché sono un po' troppo anni 80, cioè, perché anni 80 pare tipo primi anni 90, no? Quando andavano le tute quelle di acetato, non so se ricordate. Ok, sta zona non me la ricordo proprio, mi sa che raramente ci sono passato, eh? Ah, qua mi sa di tornare. Qua è dove stava il porto, mi sa. Sì, qua abbiamo fatto le missioni del porto. Qua ci sono stato, ma non mi ricordavo tanto. Boom! Ok, 500 metri. Là ho visto una cosa là. Aspetta un attimo. Allora, c'è un camion che è passato attraverso una macchina sportiva. Non so se ci avete fatto caso. Fantastica sta cosa. Se vado di qua invece. Un vestito a uno. Scusa bro, non l'ho fatto apposta. Quello si è incazzato. Non ti è incazzato? Sì, non l'ho fatto apposta. Vaffanculo, vaffanculo un po'. Oh, mi stanno a sparare questi da banda. Oh. Acci vostra. Ok, scappiamo, scappiamo, mi vanno menà. Vanno gonfia. Salgo sulle scale con la moto? Allora, qua dice di andare ancora all'indietro, quindi ancora non sono arrivato. Guarda sta galleria, che figata! Ecco, dove sbatti. Sto un po' esplorando, perché sta zona non l'abbiamo molto esplorata, quindi mi stavo facendo un po' un giretto turistico. Qua che c'è? Qua c'è una scena del crimine, c'è un cadavere per terra. Oh, scusa bro, qua c'è il trauma team, oh regà. C'è il trauma team, vediamo un po'. Cioè si sono incazzati quelli del trauma team, eh. C'è uno a terra. Sono spariti? Sì, a volte succede sta cosa. Weapon, questo è un negozio di armi. Ok, non ci interessa però. Oh, ci sono dei droni qua che ci rompono i... I droni rompono i... Questa Alice lì, questo è un negozio di vestiti. Ma io sono già super stiloso così come sto, non è che c'ho bisogno di... Di comprare altri vestiti, eh. Ho scassato un'insegna pubblicitaria. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Io sto così adesso, questo è il mio look attuale. Cambiamo un po' il look, cambiamo un po' il look. Vediamo un po'. Questo è il mio look attuale, cambiamocelo però. Non va, adesso non andrò tanto sul... Sul sottile col... diciamo con vedendo le cose che mi proteggono di più. Ma vediamo un po' qualcosa di un po' più... Bello a livello estetico. I pantaloni miei preferiti sono quelli argentati, che sono questi qua. No, questi qua sono. Però ci stanno questi qua che sono inferiori. Sono quelli bianchi che non sono male. Vediamo un po' questi blu.
Ma fanno schifo. Rimettiamoci i miei pantaloni coattissimi argentati. Se no posso mettere quelli dorati, questi qua. Questi dorati non sono male, però non mi piacciono molto i... come vedete sotto i... il fatto che sono pala zompa fosso, cioè sono... lasciano molto... scoperto sotto, sono un po' troppo alti. Però possiamo rimediare mettendo delle scarpe tipo stivalozzi. Mettiamo tipo stivalozzi questi qua tipo spaziali. Che figata. Proprio super coatto, eh. Super coatto. Sanno pure degli altri belli questi qua con i gambaletti, vedete, tipo pure questi tipo spaziali. Oppure questi qua, vediamo un po' questi qua blu. Ah, questi sono ancora più fighi, guarda che roba. Ok, ci mettiamo questi qua. E poi cambiamo la giacca e la maglia. Come giacca voglio la giacca quella coatta mia, super coatta. Se no ci abbiamo pure questa, che è abbastanza coatta. Questa è abbastanza coatta, però è più da donna, forse. Vediamo un po'. Questa, vabbè, quella da mega coatta che conosciamo bene, dai. Devo cambiare però il viso. La maglia posso pure lasciare così perché la maglia è abbastanza coatta. Cambiamo il visore però. Posso mettere tipo... Ah, questi qua però non mi piacciono tanto. Mettiamo tipo questi qua. Mamma mia, mega coatto, guarda che roba. Vabbè, lasciamo, per ora lasciamo così, poi magari cambio. Ok. Allora, dovrei riuscire a tornare indietro qua. Ma qua dice che dovrei andare a destra, ma davvero? Devo entrare qua dentro? Non c'è niente qua, oh. Sono salito sulle panchine. Ah, qua dice che qua sta la zona assalto. Vediamo un po'. Là dietro, dietro al suo palazzo c'è. Cioè. Ah, c'è una banda qua. Ah, ci stanno due che stanno lì via, guardate. BD1C e 55. Ok, ci abbiamo messo la vulnerabilità generale. No, non ho perso la mammina, però forse tu hai perso il sangue freddo, amico. L'ho fatta a pezzi. C'è un altro stronzo qua dietro. Ce n'è rimasto uno, eh?
bomba incendiaria. Headshot. Perfetto, mi sa che abbiamo finito qua, eh. Spilla Santa Muerte, documenti. C'è un quasar, qui non ci serve. Mettiamo via l'arma. Rimbalzo, vediamo un po' qua che c'è. Allora, conversazione Caterina, Bavirne e Ashankinei. Allora, sì, certo, ci sto, ottimo. L'unica cosa è che se vuoi partecipare alle gare annuali devi pagare una quota di iscrizione. Sì, ovvio. Beh, Eddy, sì, rilassati. Comincia pure a ordinarmi una nuova teca per trofei perché gli altri piloti non hanno possibilità. La troia dell'alta velocità è tornata, baby. Quindi qua si trattava che stavano organizzando delle corse clandestine. Il 2077 è il mio anno, non ne dubito. Ok, chiamami dopo la gara, contaci. Tre chiamate perse da Ashankinei. Caterina, tutto bene? Gli altri sono già tornati. Dove sei? Almeno chiamami, Caterina, chiama la polizia. Ci sai che succede? Quindi c'è una che è andata a fare queste corse e non ha più risposto. Evidentemente è morta durante la corsa, sta tizia. Vediamo un po' questa granata. Max Doc, ok, mi ho preso un medikit da lei. Altro medikit. Succo di pomodoro non ci serve. Vediamo sto stronzo qua col sangue fligherante. C'è solo una bottiglia di una lattina di Nicola. Allora, conversazione archivata di Irene Cortés. Vediamo un po' che dice. Numero di emergenza in CPD, tutti gli operatori sono momentaneamente occupati, 7 chiamate senza risposta all'emergenza in CPD. Dio, stanno picchiando mio figlio, per favore, aiuto, lo ammazzano, aiuto, mandate qualcuno, vi prego, aiuto, lo ammazzano. Questi qua, allora, abbiamo visto prima che prendevano a pugni uno, che stava qua, che monzo, che fine ha fatto? Scappato, forse? Era questo? C'è la bandana, no, questo era un crimine, ah, ora è figata. NCPD cabrone, sì, caproni dell'NCPD. Allora, vediamo un po' qua che dice. Istruzione per favore. Allora, altra... altra conversazione di Irene Cortés. Vediamo cosa dice. Allora, la stessa cosa di prima. Lo ammazzano. Questa quindi è la madre che ha chiamato la polizia perché stanno picchiando il figlio, che era questo. Ma la polizia non ha risposto perché non risponde alle chiamate d'emergenza. In questo futuro distopico la polizia è così inetta, corrotta e inefficace che non ha risposto alle chiamate d'emergenza. E quindi la signora è morta, gli hanno sparato in faccia. E il figlio, che si è preso una pizza prima, si è preso un pizzettone prima, sta piangendo la morte della madre. Quindi non è finita bene sta storia, eh. Nonostante siamo arrivati, forse... sarei dovuto intervenire prima che il tizio venisse preso a pizzettoni. Chissà. Chiami l'NCPD per favore. Sì, c'è il telefono, poi chiama l'NCPD per favore, chiama la polizia. Oh. Cioè sta morto là, eh. Anzi, una morta. C'è una morta là, vuoi chiamare la polizia, sì o no? Niente, no, chiama la polizia, sta stronza. Va bene, va bene. Allora, vediamo un po'. Qua vicino ci dovrebbe essere un altro allarme da fare. Vediamo un po'. Andiamo sulla mappa. Ah, qui c'è la mia moto, tra l'altro, che devo recuperare. E andiamo a fare quest'altro allarme qui. E poi andiamo a fare sta missione, ok? Qua altri allarmi non ce ne sono in giro. Qua c'è la missione finale, l'Embers. Andiamo. Allora, la mia moto dov'è? È qua in strada, pare. Eccola. L'avevamo lasciata qua. Ok, andiamo. Devo tornare qua, qua dice devo tornare indietro. Devo prendere
Devo fare sto giro qua. Ok, 100 metri, però sta in alto, pare che sta in alto sto posto. Come faccio a salire lassù? Tanto parcheggiamo qua. Ah, il posto è lassù, sembrano degli uffici. Guarda quel giardino là sopra. C'è un baretto. Qua c'è un po' di gente che sta a bere. Ah, qua c'è l'Embers, mi sa, eh. Qua, no, qui sono l'Embers. È un palazzo della, con la security dell'Ara Saga. C'è un androide di sicurezza. Che palazzo è questo? Non lo so. Palazzo corporativo? Oh, guarda qua, qua è successa una strage, eh. Guarda un po'. Come saranno morti questi? C'è stato questo bambino che sta giocando in virtuale vicino ai cadaveri praticamente. Vabbè. Cosa tira i sassi? Che ti tiri i sassi? Ciao. Ce l'hai l'ultimo numero di Zap 64? No, eh. Mi sta dicendo che sono più di 100 anni che non viene più pubblicato. Ok. Devo andare qua sopra, di 90 metri, vediamo un po'. C'ho i pantaloni dorati, me l'avevo quasi dimenticato. No, devo salire qua sopra, tipo sopra sto palazzo, come ci arrivo qua? C'ho le gambe bioniche, ma non so come arrivare lì. Allora, qua dice che devo andare di qua. Io seguivo un attimo il navigatore, vediamo cosa dice. Il navigatore dice che devo tornare indietro. Devo andare qua avanti. Qua dove abbiamo parcheggiato la moto, eh. Devo fare tutto un giro strano. Seguiamo il navigatore e vediamo dove ci porta. Qua dice che devo andare a destra. Qua che c'è? C'è un incrocio qua sotto. Questo è un altro palazzo, palazzo 02, mi sa che non si può entrare qua dentro. Vediamo un attimo. No, qua si può entrare. Questo non è il palazzo mio, anche se somiglia. Qua non ci siamo mai entrati dentro questo palazzo, chissà che c'è. Ovviamente l'accesso agli ascensori mi è proibito perché non ho permesso di entrare qua, però se c'è una missione che si svolge là dentro ci potrei entrare. Allora, qua sotto andiamo un po'. Scavalchiamo. Che posto è questo? Qua è dove siamo arrivati, no? Sì. Santa Muerte, cammina al tuo fianco! Devo salire? Scusa. Chiudi la bocca che entrano le mosche. Stressante della vita reale. Ma devo salire qua sopra, mi sa.
Ah, questi sono a giocare a quel gioco africano, come si chiama? Mancala, mi pare si chiama questo. Ne avevo una versione per PC tanto tempo fa di quel gioco, eh. Ci sapevo giocare. Mo mi sono dimenticato completamente come si gioca. Ok, ah ecco qua, devo andare qua sopra. Vediamo un po'. Oh, la Santa Muerte. No, cos'è questo? 2075. Che sta fa sta gente qua? Aspetta. Cerchiamo di non farci scioccare. Allora, 1C FF 55. Poi 1C 55 FF. Perfetto. Oddio, oddio, ma così giocato quello. No, io non sono qua. Non si sei sbagliato. Sei sbagliato. Ero solo di passaggio. Ecco, ma mi ha cercato. Ma mi ha cercato sto stronzo. Mi sta a cercare. Io me ne sto a nascondere. Sto là dietro. Oddio, ha visto il cadavere, ha visto il cadavere. Sicuro era smascolando più una pince cagnita. Visto il cadavere. Madre, dimo al suolo! Io ti straccio la testa pure a te, infame! Ok. Ma c'è il trauma team qua. Che cazzo fa il trauma team qua? Questa famosa città. Che cazzo fa il trauma team qua? Ora ti fotto io. Eh no, ti sei fottuto da sola. Oh, non sono il chupacabra io. Ah, aiuto! Io scappo, scappo! Vado da dietro! Oh! Oh, eccola! Cazzo è andata, oh. Eccola, eccola. Ok, questa è andata. Ne rimangono due, eh. Dove vai, Leo? Dov'è l'ultima? Dovevi ammazzarmi per primo! Dici? Primo, ultimo, che differenza fa? Tanto vi servo tutti prima o poi. Ok, la coperta tatuaggio, non ci interessa. Qua che c'è? Componenti rari che ci serviranno per il crafting alla fine. Poi vediamo un po'. Rimbalzo. Componenti, c'è un drone a terra, eh. Qua ci abbiamo rimbalzo. Granata incendiata. Ho preso l'unity che non mi serviva, che è una mitraglietta scrausa. Qua ci abbiamo Max Doc. Qua c'era una stronza qua dietro che avevo ammazzato. Ecco qua. C'è un mirino. Ma ha preso due armi che non volevo invece del mirino, ma che è? La fame butta le armi che non mi servono. E poi andiamo a vedere che cacchio è sta storia. La sta pistola non mi serve. Poi sto fucile d'assalto mi sa che devo buttare.
Che io c'ho sto fucile assalto qua che è più potente. Allora, io c'ho 4-4-6, questo invece è 4-20, quindi lo buttiamo. Ok. Andiamo a vedere che è successo qua, perché c'è una navetta del trauma team. C'è un trauma team morto qua a terra. Componenti non comuni. Qua c'è un altro trauma team morto. Trascrizione di volo. Capitano di volo a base. Siamo stati colpiti da MP. Nessuna risposta, la base non risponde. Cacchio, l'MP ci ha tagliato fuori. Cacchio, cacchio, perdiamo quota. Provate un riavvio del sistema. Riavvio. Il sistema non risponde. Siamo ancora precipitando. Passo ai controlli manuali. Perdiamo quota. Passo. Allora, l'MP sarebbe le onde elettromagnetiche. Praticamente. Ricordate che c'era una specie di satellite gigante poco fuori dalla città che lanciava onde elettromagnetiche che potevano far cascare tutte le navette, ma non so se è stato quello oppure se è stata una qualche altra cosa a fare l'attacco. Potrebbe anche essere stato un drone ad aver fatto l'attacco a onde elettromagnetiche, capite? Allora, prendiamo quota, ma posso planare gradualmente. Tieniti alla larga dagli edifici il più possibile. Cacchio, forza, oddio, e quindi si sono schiantati. Veramente si sono schiantati. A caso di un attacco elettromagnetico. Vuoi abbattere una V? Quindi è vero quello che dicono dei mega edifici? Tutti lì dentro così stretti che impazzite. Yorghe, ci servono farmaci, la gente è malata. Lo sai che ci servono farmaci? Pensavo che Valentino si aiutasse la gente comune. Ma Maggio, per favore, finiscila di fare la fanciulla in pericolo. Allora aiutaci. Ma poi come cacchio fai a sapere che sulla V ci sono i farmaci? Il figlio di un vicino è uno di quei geni del computer. Siete fuori di testa? Sai, un netrunner. State aggirando il trauma team. Non lo so. Ho cliccato su quella roba, ha detto che è praticamente nostra. Siete completamente fuori, pazzi sul serio. Aiutaci, tutto il blocco di sotto ti ringrazierà. So che avete la potenza di fuoco per abbattere quella V. Potete farlo. Chi te l'ha detto? Sempre il figlio del vicino? Va bene, vi aiutiamo, ma non voglio Eddie. Voglio il contatto di quel ragazzo prodigio, ok? Ok, bene, facciamolo. Quindi in pratica hanno con un attacco elettromagnetico, fatto con questa antenna qua probabilmente, hanno fatto cadere questa navetta del trauma team con lo scopo di rubare medicinali all'interno e darli alla loro gente. Parliamo dei Valentinos, quindi. E in pratica, come pagamento per questa azione, non volevano soldi, ma volevano il contatto del netrunner che ha fatto questo popò di casino con queste belle antennucce, ha fatto cascare il velivolo del trauma team. Insomma, una brutta storia, una brutta storia. Ok, possiamo andarcene. Ok, siamo sul tetto, scendiamo giù. Da qua non si può. Devo scendere lateralmente da una scala, mi sa. Qua è tutto chiuso. Qua non si va. Aspetta, questa non abbiamo preso la roba? C'è un medikit, gliel'abbiamo preso, eh. Dove si andava? Dove stava per uscire da qua? Mi sono dovuto tornare sui tetti così. Fortuna che c'ho le gambe bioniche, ma. Però questi pantaloni fanno veramente schifo, erano meglio quelli argentati, francamente. Ok, fatto. Ok, ce ne possiamo andare da qui, da sto tetto. Nel frattempo, vediamo un po' la mappa. Vediamo la mappa. E dobbiamo andare a fare sta missione seria. Missione seria che è questa qua. Sotto stretta osservazione si intitola, pericolo basso, quindi una missione abbastanza facile, credo. Andiamo a farla. Madonna, di qua. Okay. Qua è chiuso. Scendiamo giù di qua.
Ok, ci sono tante strade per poter andare giù. Questa che c'ha in faccia? Oh, scusa, che c'ha in faccia? Che cosa vuoi? Ma ti hanno sparato in faccia? Oppure è proprio il tuo cromo che è così strano? Sei offesa. Questi stanno sempre a giocare. Qua mi butto giù. Allora io cambio i pantaloni perché questi pantaloni mi fanno veramente cagare. Andiamo sull'inventario. Vai, pantaloni. Mettiamo quelli argentati che mi piacciono. Dove stanno? Chi qua? Eccoli. Però questi stivali non stanno tanto bene. Però vabbè, per ora restiamo così. E poi cambio anche gli occhialoni. Ma che qua faccio troppo motociclista con questi occhialoni così. Cambiamo occhialoni. Mettiamo questi verdi. Vediamo un po' come stanno. Questi sono abbastanza fighi, eh. Vediamo un po'. Però mettiamo, aspetta, no, mettiamo quelli un po' più... un po' più sobri. Tipo... no, questi no. Questi sono occhiali da Agent Smith The Matrix, no. Questi sono super coatti, sti occhiali, eh. Mettiamo questi qua. Vedete, questo rosso l'avevo messo, no? Sì, questo l'avevo messo tempo fa. Sto occhiale così. Ok. Però volevo mettere un altro. Sapete, quelli gialli a me piacciono perché sono super coatti. Però anche questi sono molto belli. Guardate questi. Questo è figo, eh. Ricorda i Maelstrom. Per ora ci teniamo questi. Ok, devo scendere giù. E qua è un po' un volo lungo, non mi conviene andare là sotto, eh. Ma dov'è la mia moto, però? Serve la moto. Allora... la mia moto non si sa dov'è. La chiamiamo? Chissà se qui arriva. Ma è inquietante qua che non c'è uscita, guardate. Però qui potrei andare su quel terrazzino. Chissà se ci riesco ad andare o casco di sotto come un cretino. Secondo voi? Allora io faccio una cosa. Vediamo un po' se si riesce ad andare su quel terrazzino. Perché non so se ci si può effettivamente andare oppure se c'è una... barriera invisibile. Quindi noi salviamo la posizione per sicurezza. Ok. Andiamo a vedere. E infatti non ci si può andare, sono morto. Ok, regge. Ehi, è scoppiata una sparatoria che sul bar sul lungomare. Va a vedere che succede, ok? Sparatoria sul bar. Se è un problema di cyberpsicosi, voglio che il problema resti vivo. Mi sa che questa è una delle ultime missioni. Ce ne mancano due missioni cyberpsicosi. Ricordate, ce ne mancano le ultime due. Seaside Café. Allora, un bar con una splendida vista sull'oceano, solitamente affollato a quest'ora, ha acquisito grande notorietà dopo essere stato utilizzato per le riprese di Saigon Sister. Inoltre è un locale preferito di Yoon. Che peccato finire in coma dopo una reazione allergica al tannino. Ad ogni modo, al momento il bar è prenotato per un qualche ricevimento da snob. Erano arrivati ancora pochi ospiti e gli sposini stavano scattando delle foto quando è iniziato tutto. Sembra che qualcuno fosse decisamente contrario a questo matrimonio. Questo matrimonio non sa da fare, ragazzi. Noi andiamo a vedere. Ma vattene a fanco, ma chi te vuole? Che sa magna? Sta magnato. Devi ammetterlo, il Brendan's private, che sei? Si è parlato del Brendan's. Ah, The Passion. Oggi stesso troverete The Passion of Joshua già disponibile in tutti i video da soli 39,99 euro dollari e vale ogni singolo euro.
Cos'è? Più che una recensione della Braindance, è proprio una pubblicità, era quella, eh. E che cacchio, stanno pubblicizzando, ricordate, The Passion, la Braindance che abbiamo aiutato a girare, che eravamo proprio sul set, no, di persone, ma io non ho approvato assolutamente quella roba là. Veramente era lo schifo, lo schifo. Ricordate quel tizio che si è fatto crocifiggere da vivo per girare quella Braindance? E le corporazioni hanno approfittato del suo stato di come si dice, crisi mistica che c'aveva. C'era una crisi mistica, c'aveva un delirio di onnipotenza, no, che pensava di essere un nuovo messia. E le corporazioni che girano le Braindance ne hanno approfittato per sfruttarlo come vittima sacrificale, per girare sta specie di snuff movie legali, fondamentalmente, dove lui si faceva crocifiggere. Quella era una del filo di missioni peggiore del gioco. Io l'ho odiate quelle missioni là, a parte che erano fastidiose, blasfeme, anche se io non sono religioso, comunque erano blasfeme, erano fastidiose, poi erano proprio fatte male. Allora, qui c'è lo cyberpsicopatico, lo devo trovare. Scusate, avete visto un cyberpsicopatico per caso? Aspetta, ti conosco. A me? No, non mi conosci. Niente ha senso. Ah, se lo decide. Questa somiglia, sapete un po' a chi? Somiglia alla Elizabeth, mi pare si chiamasse Elizabeth, quella di Bioshock Infinite, la tizia del Bioshock Infinite, che io ci giocai all'epoca, un sacco di tempo fa, quando uscì. Allora, devo trovare il sapere psicopatico, mi sa che sta qua in mezzo. E lui? Siete? No, è un abitante impaurito. Scusa, hai visto un cyber psicopatico? Oh cazzo! Che cazzo è successo qua? E quella è la cyber psicopatica. È una che sta balla sulle punte, tipo. Che al posto dei piedi c'ha tipo due punte minuscole. Che è una ballerina. Che cazzo? Sembra una zombie. È spaventosa sta storia. C'è marito e moglie, sposi novelli, che sono stati massacrati da sta tizia. E qua c'è la gente che se ne frega e sta a guardare. Sta a riprende il paesaggio. Manco se sono accorti. Porca puttana. Allora, facciamo così, guardate. Allora, per sicurezza, io vorrei fare il suicidio, però... No, aspetta, gli sparo con questo. Dao Yun si chiama. Si sono accorti, si sono spaventati, si sono scappati. No, si sono spaventati del mio fucile più che altro. Che fa, sale? Eccola. Che cazzo vai, vieni qua, auto vai. Che vai, fa una strage, scema. Cazzo stai a fare, cretina? Dove vai? Oh, tu scappi! Guardate che gambe che c'ha! C'ha delle lame al posto delle gambe! No! Che sono po' fatto? Tu sta! No! La devo fermare prima che va ammazzata gli altri innocenti! Dove cazzo stai? Vieni qua! Sta sparando! Mi devo arrampicare su sto... Sto arrampicando, eh! Dove cazzo stai? Eccoti. Vieni qua. Allora, io do pure fuoco, va. Noi faccio un bel cortocircuito, visto che è piena di impianti. Vai, cortocircuito. Con lo cortocircuitata ci ho avuto... C'ha un macete enorme, c'ha. Ammazzata? No, ancora no. Ok, è andato. Ho finito la pistola, se no non la finivamo più.
Ok, vediamo un po'. Guardate che gambe che c'ha! Dao Yun si chiama. Messaggio per Dao Yun, vediamo un po' che dice. Mia cara sorella, il tempo della vendetta e della bianca luce, del cromo gelato e del disprezzo è giunto. Quando ti risveglierai sotto la fredda luce dei neon, ricorda come mi hai umiliata al mio matrimonio. Come sono divenuta la barzelletta di Night City grazie a te e al tuo stupido scherzo del Mr. Stud. Spero che apprezzerai la mia vendetta. Ho scelto gli impianti peggiori dei peggiori bisturi di Jig Jig per fare qualche modifica al tuo splendido corpo. Ah, quasi dimenticavo. Mi sposerò di nuovo. Non devo certo presentarti il mio futuro marito, perché si tratta del tuo fidanzato, lo conosci bene, esatto, Kenny. Ma non preoccuparti per lui, dubito che noterà la differenza, non è mai stato troppo sveglio. Spero proprio che l'apprezzerai, che apprezzerai l'arte e gli sforzi che il tuo nuovo corpo ha richiesto. È perfetto per il mostro che si cela dentro di te, e mi spiace dovertelo dire, ma non sei la benvenuta al matrimonio. Non vorrei che spaventassi i miei amici e i miei ospiti, o magari Kenny. Mi assicurerò di scattare un po' di foto fuori dal tuo ristorante preferito, in modo che tu sappia come avrebbe potuto essere la tua vita. Tieni duro, sorella, e tieniti alla larga dagli specchi. La tua sorella preferita, Lin. E poi di baci, Xoxor di baci in inglese. Ma in pratica cosa è successo? A quanto pare queste erano due gemelle cinesi, Do Yun e Lin. E in pratica una ha rovinato la vita dell'altra, e per ripicca, lei, visto che erano gemelle, si è sposata il fratello, ma prima l'ha fatta stordire e l'ha fatta sottoporre a un... ha un intervento che ha modificato il suo corpo rendendola questa specie di mantide dorata, questo mostro, ok? Però ovviamente la sorella questa qui, la sorella mostruosa, non è stata con le mani in mano, è andata dalla sorella che si era sposata l'ex fidanzato per ucciderla. Cosa che ha fatto? Abbiamo visto i cadaveri laggiù. E poi noi l'abbiamo messa a dormire, diciamo così. È una storia di vendetta molto brutta, molto brutta. Andiamo a vedere la strage che c'è stata qua. Ho fatto un bel volo, ho perso pure un po' di sangue. Allora, sotto non ci sono andato, andiamo a controllare. Ok, questi sono i due sposi. Questa è la gemella, eccola qua, che come vedete però è umana, non è stata modificata. E questo è suo marito. Cadavere. Questo c'ha i soldi e lei c'ha un messaggio, c'ha un medikit e soldi. Vediamo un po' il messaggio della sposa. Allora, mia cara Lin, ho saputo che sei preoccupata per la sicurezza del tuo matrimonio, non c'è bisogno, in quanto una delle nostre più grandi star, sappi che... Infatti io non avevo sentito il suo nome, Lin Yun. Sappi che la tua tranquillità è la mia priorità assoluta, non ti permetterei mai e poi mai che tua sorella rovini il tuo grande... Non permetterei mai e poi mai che tua sorella rovini il tuo grande giorno. Invece l'ha fatto, l'ha ammazzato tutti. Me ne occuperà personalmente, alla mia parola, la tua sicurezza è la cosa principale, questo non cambierà mai, anche se dovessi perdere il tuo aspetto e il tuo talento, mai, a qualsiasi costo. Inoltre, Dao è in coma e si risveglierà soltanto quando tu e Kenny vi sarete gustando un mojito. Invece non era tanto in coma, mojito dall'angure sulla spiaggia, quindi non preoccuparti, o finiranno per venirti delle rughe, ricorda. La pelle ha bisogno di tempo per riprendersi al trapianto, tu a Celine. Quindi questa qui quindi si è fatta un trapianto di pelle per somigliare all'altra sorella e poi l'ha resa un mostro per prendere il suo posto e sposarsi il marito qua. Però è arrivata quella vera e ha fatto una strage, ha ammazzato tutti con i suoi nuovi impianti. Non è stata una grande idea tagliare quegli impianti super letali alla sorella quella là, Tanto munizioni fucile, componenti potenziamento. Questo qui era una guardia di sicurezza, però
Non è bastato. Questo è tipo un tecnico. Vediamo un po'. Stavano a fare un servizio fotografico. Stavano a fare le foto del matrimonio. Non è finita bene sta storia, eh. Abbiamo fatto. Ah, si è messo a piovere, raga. È arrivata la pioggia, è arrivato. È arrivato un momento brutto. Mannaggia, mannaggia. Vabbè ragazzi, la puntata finisce qui perché il tempo a nostra disposizione è finito. Spero che vi sia piaciuta. Questa è forse è stata una delle puntate più belle che abbiamo visto ultimamente. Veramente delle missioni e anche degli allarmi veramente interessanti. Addirittura abbiamo visto il trauma team sul tetto. Qua la sposa mostruosa, tutta piena di impianti. Una cosa incredibile, ragazzi. Fantastico. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Cyberpunk 2077. Queste ultime puntate ci stanno rivelando dei momenti veramente molto 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 interessanti, eh. Sto cercando uno scorcio decente per fare una foto, ma a quanto pare è difficile. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.